Prima di cominciare, ragazzi, volevo dirvi che ogni sera alle 20 sono in live sia su YouTube sia su Twitch, tranne il sabato e la domenica. Spero di vedervi in live e ci vediamo presto. Bellissima a tutti, ragazzuoli, Tenno e vari Warframe. Oggi noi parleremo di un Warframe abbastanza veloce, ma che allo stesso tempo può essere una buona nuke e un buon DPS. Stiamo parlando niente più di meno che di Volt. Un Warframe che con la build che vi mostrerò oggi riesce a far fuori i nemici in pochissimo tempo, oltre che a levargli l'armatura. Io vi auguro una buona visione e ci vediamo presto con il video. Bene ragazzi, eccoci qua con il nostro carissimo Volt Prime. Allora, sì. Prima di tutto cominciamo come al solito con le abilità. Allora, la passiva di Volt è molto semplice. Più si muove, più guadagna del danno elettrico. E sarebbe a dire 10 di danno ogni metro, che poi viene rilasciato con il prossimo attacco, come c'è scritto qui. Ovviamente può essere utile, specialmente nell'Eidolon, ma tipo dovreste muovervi in cerchio. Comunque, la passiva è abbastanza utile, perché comunque è pur sempre del danno in più, e il massimo dovrebbe essere 1000. La prima abilità è semplicemente una specie di scarica elettrica. Se avete la Argument potreste addirittura aumentare il danno elettrico di Volt. Questo sempre però per l'Eidolon, è solo il caso dell'Eidolon in questo caso. Non molto utile per la build che vi presenterò oggi, ma pur sempre una buona opzione se siete dei cacciatori incalliti. La seconda abilità, da che mondo in mondo, si usa parecchio, anche perché va in base alla potenza, alla portata e alla durata, ovviamente. Aumenterà la velocità di Volt e degli alleati circostanti se avete della portata, oltre che ad avere un bonus alla velocità di attacco, a volte anche nel rateo e di ricarica. Electric Shield è un'abilità abbastanza utile, anche questa ha un argument che vi aumenterà il danno elettrico e viene usata parecchio per l'Edonon, ma potreste usarla anche per questa build, come vi avrò sicuramente mostrato nella clip. In modo da fare del danno elettrico e riguadagnare energia grazie a una delle mod Ashen. Oltretutto respingerà i nemici e respingerà i proiettili nemici. E i colpi che passeranno attraverso saranno per l'appunto buffati. La Ultimate è una scarica ad area che non ci mette neanche così tanto in realtà a stordire e a far male ai nemici, specialmente con la build che vi presenterò oggi, dato che leveremo l'armatura nemica. Piccola curiosità, questa cosa non funziona sugli Exilus quando hanno la loro armatura, o meno si beccano il danno elettrico, ma non si beccano né lo stordimento né tantomeno un danno eccessivo. E sugli Acoliti non funziona proprio, oltre al fatto che l'abilità di Necros, cioè quella là che leva armatura, non funziona neanche. Anzi, addirittura vi esce un messaggio tipo lo Stalker che dice: le tue abilità tendono, non funzionano su di me. Quindi sì, non so se è un bug, non so se l'hanno fatto apposta, ma vedremo più avanti. Ora possiamo fare una piccola dimostrazione di come funziona questa build. Ragazzi, interrompo un secondo qui il video per chiedervi solo di iscrivervi e mettere like in modo da sostenere il canale, aiutarci a crescere e formare una community anche più grande e più forte. Io ragazzi sono molto contento che stiamo crescendo, spero che andremo molto più avanti e spero ovviamente che continuerete a sostenere il canale. Per il resto vi lascio in pace e ci vediamo alla fine. Allora, prima di tutto, io attiverei sempre l'abilità di Necros che ci leverà l'armatura nemica. Ora non la leva tutta, dovreste caricare la potenza grazie all'arcana. Ma vabbè, anche se lo fate due volte, comunque la leva. Poi, in seguito, dovreste fare la Ultimate. Il tutto accompagnato sia dalla seconda abilità, sia dalla terza per proteggervi dai proiettili, anche perché comunque non ci sono molti casi in cui vengono one shottati, come vedete. Per finirli, ovviamente useremo la nostra arma come al solito, ma niente di più. Vi faccio una piccola dimostrazione senza il Panzerwaffe Pfeiler, che come sappiamo rilascia il virale fa fare più danno alla salute nemica, quindi in effetti potrebbe anche essere quello a contribuire al danno. Ma vediamo un secondo come funziona la build senza quel buff. Allora, come prima, togliamo l'armatura, ovviamente facendolo due volte, e usiamo la Ultimate e vediamo un po' il risultato finale. Il risultato sembra non cambiare, anzi è uguale praticamente. Forse anche migliore, dato che questo nemico è rimasto con meno vita di quello di prima. Ma la build si presenta ottima anche senza il nostro surrogato Panzerwaffe Pfeiler. Allora, l'abilità di Necros, come ve l'ho già detto, leverà l'armatura, oltre a spaventare i nemici che comunque se ne scapperanno, quindi non tenderanno ad attaccarvi. Quella è una piccola passiva sua. Ma quello che intendo è che cosa succede se abbiamo il Panzerwaffe Pfeiler, ma non abbiamo l'abilità di Necros?
Adesso ve lo mostrerò. Allora, adesso facciamo questa piccola dimostrazione senza attivare l'abilità di Necros e vedremo un po' il risultato. Già ve lo dirò, i nemici non verranno shottati, e se verranno shottati, non tutti. Ecco qui. Come vedete il danno è molto minore, è molto poco e non dura abbastanza per portarli neanche a metà vita. Ecco quanto è vitale l'abilità di Necros. Ma in realtà potreste usare anche l'abilità di Ildrin, a patto sempre che tolga l'armatura o lo scudo. O potreste usare altre abilità tipo quella di Stianax, che addirittura vi cura e che leva anche gli scudi già di suo. Però vi consiglio quella di Necros anche perché comunque il danno elettrico agli scudi contro i corpus ce la fa benissimo. Questa comunque è un'esperienza personale, ognuno si personalizza il Warframe come vuole e quando vuole. Ma va bene, a questo punto possiamo passare subito alla build dopo aver fatto varie dimostrazioni di vari scenari possibili. Allora, come vedete già non ho la Exilus, ma non preoccupatevi, quella è una preparation. Per me è una preparation, potrebbe essere Power Drift, potrebbe essere qualcos'altro che aumenta leggermente. Potrebbe essere qualcosa che vi protegge dall'atterramento, tipo Primal Sure-Footed. Comunque, è a preferenza vostra. È vuota perché il sottoscritto non ha voglia di andare a livellare la 40esima volta. Però penso che lo farò presto. Holster Amp come mod aura. Ora vi chiederete perché Holster Amp è solo 60% di danno per 3 secondi. Allora, quei 3 secondi in effetti non ho mai capito a cosa si riferissero, perché comunque non si nota in missione. Ma quel 60% di danno funziona sull'abilità del Warframe, come per Cascadia Flare, che ovviamente è il danno generale. È molto utile, ma se volete sopravvivere di più o debuffare di più nemici, vi posso anche consigliare una Brief Respite, che ogni volta che userete l'abilità vi ricarica un po' di scudi, o una Corrosive Projection, che non fa mai male e comunque eleva un po' di armatura nemica. E se siete patiti dell'energia, Energy Siphon è un'ottima scelta, ma non ve la consiglio perché comunque è abbastanza poca energia, anche se si unirebbe all'Archon Stretch. Primate Flow, in modo da avere più energia e Streamline per l'efficienza. Umbral Vitality e Umbral Intensify, sia per la vita sia per la potenza, perché comunque è abbastanza delicato a volte. Ricordatelo, abbastanza dedicato. Potreste anche metterci un Adaptation, una Rolling Guard, cioè le ho provate tutte. E va bene in ogni caso, dovete solo essere bravi a sopravvivere, ad evitare l'accolto che vi va shot e tutto il resto. Ma per il resto la build è quella lì. L'Archon Stretch, ovviamente, per ricaricarci l'energia col danno elettrico, che purtroppo ve la ricaricherà proprio con il danno elettrico, non in base a quanti nemici colpiamo, e aumenterà la portata allo stesso tempo. Molto conveniente, ma se non ce l'avete potreste usare solo Stretch, solo che poi non avreste quella passiva che vi ricarica l'energia. Overextended vi diminuirà la potenza, sì, ma avrete molta più portata, in modo da prendere per l'appunto molti più nemici. Questo comunque dipende anche dalla mappa. Poi c'è il solito bug, diciamo, il solito problema degli scalini, perché a volte non li prende. Penso che dal gameplay comunque avrete già visto questi pro e questi contro. Power Continuity, ovviamente, per compensare la durata che ci leverà Transient Fortitude con la potenza. Questa è più per la seconda e più per la prima. Per la terza, vabbè, la terza la potreste anche spammare perché non spreca troppa energia. La Ultimate invece, attenzione, è quella là che per l'appunto è maledetta. Spreca abbastanza energia a meno che non ci mettiate abbastanza efficienza. L'arcana che vi consiglio su questa build sono ovviamente la Energize, per guadagnare più energia durante la missione attraverso le bolle d'energia, che non fa mai male a Volt. E l'arcana Augmented, o molto Augmented, che vi aumenterà la potenza in base alle kill per un massimo di 250 volte, con tipo un 60% massimo di potenza. Questo vi aiuterà a compensare Overextended, a fare più danno e levare più armatura. Come cristalli, ovviamente, vi raccomando di mettere o la potenza o la durabilità, che non sono mai abbastanza, o potreste metterci comunque qualcos'altro che preferite, però io vi raccomando tra la durata e la potenza, perché la durata fa durare più la Ultimate, fa durare più l'abilità di Necros e fa durare comunque di più tutto. Infatti Volt c'ha più abilità che vanno a durata, addirittura anche quella Helmet che le abbiamo messo. Però se mettete la potenza, uno potreste levare subito l'armatura e fare molto più danno. Ovviamente questo varia in base al vostro gameplay. Io, se fosse il mio caso, metterei un po' di potenza, un po' di durata e al centro, là vabbè, andiamo un po' a caso, però sicuramente ci andrei a mettere la potenza. Come abilità Helmet ho messo Terrify, in modo da levare l'armatura ai nemici e a spaventarli. Se ci mettete la Augment, rallentereste anche i nemici, ma non è molto utile, anche perché la Ultimate di Volt tende a stortire col danno elettrico. Quindi ricordate, più potenza abbiamo, più leveremo l'armatura e più i nemici comunque saranno spaventati. Ha una bella portata, ma non funziona sull'accordo, come vi ho già detto prima.
Sull'accolito potrebbe funzionare quella di Ildrin e quella di Stianax, ma questa qui non funziona. Però non preoccupatevi, se avete armi abbastanza forti, l'accolito lo shottate lo stesso. Passiamo alla nostra corpo a corpo, che ho usato anche nella clip. Prima di tutto è una Zoe di quelle infested, infatti come vedete ci ho messo due pezzi plug e Varjit Jai 2. Beh, ricordate che questo va anche in base alle vostre preferenze, però comunque volevo fare più danno, volevo essere un pochino più veloce e fare molto più critico, oltre che a qualche probabilità effetto in più. La build della mia Zoe. Allora, prima di tutto Vulpin Mask, sì, è uno stocco, potreste anche non farla stocco, però io l'ho fatta stocco perché comunque gli stocchi hanno abbastanza fondo, fanno abbastanza danno, anche in esecuzione. Per danno gli abbiamo messo un bellissimo corrosivo e anche del fuoco, perché voglio attivare ovviamente cascadia flare, Whipping Wounds e Blood Rush per far andare avanti la probabilità effetto e critico in base al contatore combo. Condition Overload, ovviamente per il danno quanti più effetti mettiamo, e fidatevi, mettere virale, corrosivo e fuoco più gli effetti fisici è una bestia. Ve lo assicuro, è una bestia. Sacrifico Steel per la probabilità critico di base e Organ Shatter per il danno critico, che non fa mai male. Come arcana per le primarie ci ho messo una bellissima Primary Dexterity, in modo da fare quel 60% di danno in più e far durare un po' di più la combo dell'arma corpo a corpo. Come arcana per le secondarie Cascadia Flare, perché la corpo a corpo in questo caso mi fa fuoco, però potreste metterci anche Secondary Dexterity, che non fa mai male, sarebbe un 120% di danno corpo a corpo in più. Più dei 14-15 secondi di durata combo in più. Però io vi raccomando di mettere il fuoco, quantomeno su alcune armi, non tutte, con cascadia flare, perché otterreste un 480% di buff al danno generale, tra cui abilità, Ashgan e tutto il resto. Ci ho fatto un video, ve lo lascerò qua sopra. Come companion un bel Panzer Vulpafaila, che non può mai mancare, sia per il virale, sia per il corrosivo, sia per il fatto che comunque ci fa sopravvivere. La build è la solita, e cioè quella per fare danno con le sue abilità oltre che a farci sopravvivere. Pack Leader per ridargli vita con gli attacchi corpo a corpo. Le varie mod Link per farlo sopravvivere con armatura e vita in più. Fetch per attirare energie, salute, munizioni e tutto il resto. E i vari buff tra durata e sopravvivenza del Kavat, che non fanno mai male e ve li consiglio altamente. Passiamo alle classi. Allora, in questo caso io, è perché usavo molto la corpo a corpo, avrò usato sicuramente la Narmon. Primo perché la combo, come al solito, andrà giù solo di 5, invece che completamente. E due, perché c'è il buff dell'affinità, che quando ammazziamo c'è un 45% in più di affinità, quindi più livellamento. Questo è conveniente ovviamente per chi vuole livellare e fare focus. Ma potreste benissimo usare anche la nostra bellissima Madurai. Perché la Madurai? Perché quando faremo una slinga a catena otterremo un bel buff di potenza per un tot secondi, che non solo ci aumenterà lo strip armor, ma ci aumenterà anche il danno della ultimate. Questo ovviamente per chi usasse molto la Madurai. Ma per il resto vi potrei consigliare sempre la Narmon se usate le corpo a corpo. Ovviamente questo va in base alle vostre preferenze. Allora ragazzi, vi raccomando durante il gameplay con questa build di essere molto cauti, specialmente ad Eximus e ad Accoliti. Penso che nel gameplay vi avrò mostrato infatti una clip in cui probabilmente cade a terra, perché con Volt è molto frequente, quindi tenetevi pronti con il Drifter o Tenno, quello che avete, per rianimarvi, anche perché gli Eximus e gli Accoliti per l'appunto ci faranno molto danno. Ovvio, se siete molto bravi a sopravvivere, se avete Adaptation o se avete Rolling Guard, che è anche meglio perché vi rende immortali per un tot secondi, potreste anche sopravvivere abbastanza facilmente. Basta che alternate un po' il Wolf e un po' il Tenno anche per sopravvivere, che non fa mai male. Ricordate che la Ultimate non funziona sugli Eximus e non funziona sull'Accolito, o almeno sugli Eximus ci mette solo l'effetto elettrico ma non lo stordimento, e sull'Accolito non ci mette proprio niente. Invece, quanto riguarda la prima, funziona sugli Eximus, su tutti i nemici, ma non sull'Accolito. Quindi attenzione, perché l'Accolito tendenzialmente lo dovremo shottare con le armi che abbiamo noi. Ovviamente questo è il caso se ci mettete Terrify. Se mettete un'abilità come quella di Ildrin, o come quella di Stianax, o qualcos'altro che levi l'armatura, anche meglio, potreste farcela, perché in quel caso non si bugga male. Attenzione alle Horde, attenzione a dove andate, perché Volt tendenzialmente si deve muovere, ma deve anche essere al riparo, perché perde vita abbastanza facilmente. Per evitare questo dovete alternare, come ho già detto prima, Tenno e Drifter con il Warframe,
Oppure, come vi ho già consigliato, mettere Adaptation o Rolling Guard che vi renderà temporaneamente immortali. Però vi raccomando anche di spammare abbastanza le abilità, ovviamente questo basandoci su quanta energia guadagniamo e sprechiamo, in modo da essere più efficienti, ammazzare più nemici e sopravvivere di più. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, io spero che vi sia piaciuto, spero che le build vi piacciono come al solito. Penso che come prossimi build vi porterò qualche arma, anche perché Warframe ve ne ho date abbastanza. Non preoccupatevi, non vuol dire che non faccio più Warframe, piccola parentesi. Però voglio portarvi qualche arma, si sa mai che qualcuno adori qualche arma. Penso che farò dei sondaggi durante questa settimana, ovviamente se riesco comunque, perché sono sotto esami come sapete, quindi non è manco probabile che farò tante live. Ma spero comunque di portarvi dei contenuti abbastanza buoni. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like, visitarmi sugli altri social che trovate qui sotto in descrizione e sostenermi sempre, anche condividendo. Io vi ringrazio, grazie della visione. Noi ragazzi ci vediamo la prossima volta, che sia una live o che sia un video. Vi auguro un buon game, un buon farming e noi, miei cari Tenno e miei cari Warframe, ci vedremo alla prossima. Bella a tutti!